Buon pomeriggio, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. A Melito presunto voto di scambio, 18 misure cautelari della direzione investigativa antimafia. Un presunto accordo tra la Camorra e politici nel comune di Melito di Napoli in occasione delle elezioni che si sono svolte il 3 e 4 ottobre del 2021. Con questa accusa è nata un'inchiesta che ha portato a 18 misure cautelari notificate dalla DIA di Napoli nell'ambito di un'indagine coordinata proprio dalla stessa DIA. I provvedimenti emessi dal GIP riguardano anche il sindaco di Melito, il presidente del consiglio comunale, altri due consiglieri comunali e il coordinatore per Melito dell'azienda incaricata del servizio di igiene urbana, anche padre di un consigliere comunale candidato sindaco alle elezioni dell'ottobre 2021. A tutti vengono contestati a vario titolo i reati di scambio elettorale politico-mafioso, attentati ai diritti politici del cittadino e anche associazioni di tipo mafioso, corruzione, concorso esterno in associazione mafiosa e tentata estorsione. Il provvedimento, come detto all'inizio, è frutto delle indagini della DIA di Napoli, coordinate dalla DDA a partire dalle notizie inizialmente acquisite sull'interesse della criminalità organizzata a inserirsi nelle elezioni del sindaco per il rinnovo del Consiglio Comunale appunto di Melito. Il GIP ha ritenuto che allo stato delle indagini siano emersi gravi indizi sull'esistenza di un accordo già per il primo turno di votazioni, svoltosi il 3 e il 4 ottobre 2021 tra esponenti della criminalità organizzata operante in quel territorio, ovvero il clan Amato Pagano, ed alcuni rappresentanti della coalizione a sostegno del candidato sindaco Nunzio Marrone, quest'ultimo che però non è indagato. Avrebbero accettato la promessa da parte dei referenti dell'organizzazione criminale di procurare alla coalizione e allo stesso candidato sindaco i voti degli appartenenti al clan, dei soggetti ad esso legati, ma anche dei residenti dei rioni popolari destinatari di pressioni e intimidazioni, in cambio dell'erogazione di somme di denaro e di altre utilità, nonché della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze delle associazioni camorristiche. Naturalmente tutti gli indagati avranno la possibilità di difendersi nel processo. Emergenza criminalità, un'escalation di violenza sempre più preoccupante in città e non solo. Un giovane pestato a sangue e rapinato del cellulare in piazza Garibaldi. Un raid compiuto da una baby gang che esplode pallini di ferro con pistole ad aria contro le finestre ad Arzano. Una rapina a mano armata in pizzeria a Quarto, l'ennesima in poche settimane. Nuove minacce all'indirizzo del personale sanitario in servizio all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Non accenna a diminuire l'ondata di violenza e microcriminalità in città e nei comuni della città metropolitana come Ercolano. Ciro Bonaiuto, sindaco della cittadina vesuviana, ai nostri microfoni. C'è bisogno di più sicurezza, ma c'è bisogno soprattutto di più educazione alla cultura della legalità. Bisogna investire nelle scuole. Se riusciamo ad investire nelle scuole e parlare ai giovani e far innamorare i giovani della propria città, sicuramente la sicurezza sarà più garantita. Nelle ultime settimane sono stati diversi gli episodi che hanno portato al ferimento di cittadini a Napoli. Negli ultimi 6 mesi, come confermato anche dalla relazione della DIA di pochi giorni fa, gli episodi delinquenziali che vedono protagonisti soprattutto i giovanissimi sono aumentati. Nel semestre esaminato dalla DIA si è anche assistito ad un'elevata diffusione del comportamento antisociale e illecito, ovvero condotte criminali riconducibili ai giovanissimi come fenomeni di risse, bullismo e cyberbullismo. A Napoli, così come in tutta la Campania, la prolungata assenza dalle attività scolastiche a causa della pandemia negli scorsi anni ha in un certo qual modo favorito l'avvicinamento dei minorenni all'attività illegale della strada, avviandoli poi verso la carriera delinquenziale. Quale deve essere il ruolo della politica per arginare questa devianza giovanile? Lo abbiamo chiesto al senatore della Repubblica della Lega, Gianluca Cantalamessa, all'onorevole Anna Rita Patriarca e a Giuseppe Martuscello, candidato a sindaco alle prossime elezioni di Quarto. I ragazzi stanno vivendo una crisi valoriale, basti pensare a videogiochi che guadagnano ammazzando poliziotti e vendendo droga, pensando ai simboli con le magliette mafia e narcos, quindi sicuramente c'è da lavorare molto sulla prevenzione, di un compito della politica, della scuola e dei genitori. Questo non è soltanto un fattore politico, è anche un fattore culturale. C'è un problema serio delle nuove generazioni. Le nuove generazioni vanno coinvolte, con le nuove generazioni bisogna cercare dei modi diversi di dialogare per riuscire a far tornare i valori positivi come attrattivi. La situazione del nostro comune è stata abbastanza tragica nell'ultimo periodo, con una serie di furti, rapine, quindi i cittadini terrorizzati. Bisogna che la presenza dello Stato sia più forte, bisogna aumentare i controlli, i sistemi di videosorveglianza.
Al Parco del Vesuvio sequestrate 100 tonnellate di rifiuti speciali nei frutteti. 100 tonnellate di rifiuti speciali interrati tra i noccioleti e i frutteti del Parco Nazionale del Vesuvio. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata del reparto Parco di San Sebastiano al Vesuvio hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di 9 persone. Per tutti l'accusa di traffico illecito di rifiuti. Scoperti 3 siti di sversamento di fanghi derivanti dal dragaggio di alcuni canali del reticolo idrogeografico del fiume Sarno. I rifiuti speciali non classificati come tali, grazie alla falsificazione dei documenti di trasporto, venivano sversati senza alcuna autorizzazione e senza il previsto trattamento. Tra i rifiuti individuati anche quelli da lavorazione edilizia e stradale, ma anche guaine e cartongesso dismesso. Nei luoghi di sversamento l'ARPA Campania ha campionato anche numerose sostanze fortemente inquinanti in grado di danneggiare gravemente i suoli, tra le quali l'amianto e gli idrocarburi. Disposto il sequestro della sede dell'impresa che effettuava gli sversamenti, di 7 autocarri e delle pale meccaniche utilizzate per l'interramento nelle aree protette. Siamo in collegamento con Marco Saracino, deputato del Partito Democratico. Grazie per essere collegato nuovamente con noi. Ben trovato. A voi, grazie per l'invito. Allora, lei fa parte della nuova segreteria nazionale che la Schlein ha scelto per rilanciare il Partito Democratico. Si occuperà dei territori del sud e dello sviluppo da creare su questi territori e soprattutto per far sì che il PD recuperi il rapporto con i territori. Un impegno difficile? Sì, ma siamo in una fase totalmente nuova del Partito Democratico in cui la nuova segretaria di Schlein sta già dimostrando le prime uscite pubbliche di come il Partito Democratico, intorno al Partito Democratico ci sia un nuovo interesse, una nuova partecipazione. Una partecipazione di cui noi non dobbiamo assolutamente aver paura, anzi, in queste settimane girando nei vari territori si è visto come tante persone vogliano partecipare e vogliono contribuire alla costruzione di un'alternativa al governo di centrodestra. Dopodiché sul sud noi ci giochiamo gran parte della partita, perché nelle prossime settimane dovremo affrontare soprattutto il tema dell'autonomia differenziata e il combinato dell'autonomia differenziata che propone il centrodestra con l'incapacità del governo rispetto a quello che si sta verificando sul PNRR è che rischia di assestare un colpo molto forte nei confronti del sud. Noi riteniamo invece che il sud sia la più grande occasione di crescita e di sviluppo del paese. Certo, di problemi da affrontare ne sono tanti, perché dalla praticamente riforma del reddito di cittadinanza che creerà al sud non pochi problemi, all'annullamento del super bonus che anche nell'edilizia sta creando problemi enormi alle imprese e la riforma fiscale così come concepita che sicuramente al PD non piace, i problemi sul tappeto per il sud sono davvero tanti. La riforma del reddito di cittadinanza, nei termini in cui è stata concepita, chiaramente si sta ancora lavorando per definirla, in qualche modo c'è qualche elemento che salvate, vi convince? Assolutamente no, innanzitutto perché partiamo da un principio di carattere generale, che i soldi stanziati per occuparsi purtroppo delle famiglie povere sono di meno, le risorse stanziate sono di meno, e poi c'è una diversificazione delle proposte su 3 proposte che hanno dei nomi tra l'altro abbastanza incomprensibili. Gal, Pal. Che alimentano soltanto il caos rispetto a quello che era una misura che sicuramente andava modificata, ma non in questa direzione. Per cui noi faremo su questo, daremo battaglia non solo nella Commissione del Lavoro, ma anche diciamo, poi nelle aule parlamentari, perché riteniamo che la domanda di protezione sociale che c'è al Sud è una domanda a cui bisogna rispondere non togliendo le risorse ma aggiungendole. Però, deputato, insomma, che c'era bisogno di apportare una modifica al reddito di cittadinanza, su questo insomma penso che siamo tutti quanti d'accordo, perché è assurdo che non si riescano a trovare gli stagionali. È assurdo. Ma non nella direzione di una sottrazione delle risorse rispetto al fatto che purtroppo con l'inflazione che aumenta in questo modo, con la crescita appunto quindi del costo della vita, è evidente che le famiglie non ce la fanno, per cui togliere risorse a famiglie che sono in difficoltà noi lo riteniamo una scelta sbagliata.
Intanto si lavora chiaramente sui territori, abbiamo detto, il commissario Misiani ha incontrato anche il sindaco Manfredi per cercare la strategia giusta per recuperare i territori e per recuperare anche quel campo largo che vi ha portato alle vittorie elettorali scorse. Sì, la tenuta del campo largo è sicuramente una priorità per il Partito Democratico, l'abbiamo dimostrato a Napoli, l'abbiamo dimostrato in tanti comuni della provincia e tra l'altro è di ieri la notizia della vittoria di Udine dove al ballottaggio le forze del campo largo, quindi il Partito Democratico, Azione, il Terzo Polo, ma anche il Movimento 5 Stelle si sono alleate contro la destra e hanno vinto in un territorio in cui il sindaco uscente era appunto di centrodestra. Per cui noi riteniamo che rafforzare quella prospettiva in vista delle prossime elezioni politiche sia assolutamente fondamentale, premettendo però che il tema oggi in vista delle elezioni europee è rafforzare innanzitutto l'identità del Partito Democratico, farlo diventare un partito che mette al centro della propria agenda politica come priorità la lotta alle diseguaglianze, che purtroppo anche in riferimento alla delega di cui mi occupo al sud hanno raggiunto livelli che per noi sono eticamente inaccettabili. Certo, i rapporti restano ancora tesi con il governatore della Campania Vincenzo De Luca, che ribadisce la volontà di di candidarsi anche per il terzo mandato, insomma si discute molto, questo sembra improbabile al momento anche se De Luca è fermo nella sua decisione, ma i problemi con il governatore della Campania Vincenzo De Luca lei li conosce molto bene quando è stato segretario del Partito Democratico dell'area metropolitana, insomma è impossibile recuperare un rapporto sano con una persona che comunque vi ha portato tanti voti. No, ma il rapporto è assolutamente sano, c'è una discussione rispetto innanzitutto alle cose da fare da qui ai prossimi 2 anni e mezzo, cioè alla fine del mandato. Io dico 2 elementi, uno in particolare è quello dei trasporti e l'altro è quello della sanità, però mi concentro soprattutto su quello dei trasporti perché noi sul tema della circumvesuviana abbiamo dei problemi che dobbiamo assolutamente affrontare con maggiore efficacia ed efficienza. Settimana scorsa sono stato in penisola sorrentina per incontrare appunto una serie di sindaci e i segretari di circolo del PD e tutti mi hanno parlato di una situazione molto complicata che danneggia le persone che vivono lì e ovviamente anche il comparto del turismo che è praticamente il principale produttore di ricchezza per quel territorio. Per cui questo è un tema su cui noi dobbiamo fare di più e l'abbiamo detto anche al Presidente della Regione. Dopodiché sulle vicende di carattere istituzionale il Partito Democratico affronterà nelle prossime settimane con la Segretaria Nazionale una discussione rispetto a non solo ai terzi mandati ma anche rispetto alla riforma delle province e delle città metropolitane, c'è tutto il tema del ballottaggio che il centrodestra di fatto vuole in qualche modo in parte eliminare. Ecco, faremo una riflessione su tutte le riforme istituzionali e avremo una posizione unica che varrà per tutto il paese, quindi dal Piemonte alla Sicilia passando anche per la Campania. Poi le chiedo anche un'altra cosa, a noi manca un assessorato importante, quello che era affidato a Mancuso, ovviamente il sindaco ha aspettato che ci fosse l'elezione del nuovo segretario, che il Partito Democratico ritrovasse una quadra, ma insomma sono immaturi i tempi affinché il comune abbia di nuovo l'assessore all'ambiente, ai rifiuti, insomma un assessorato importante per la città di Napoli. Ma io credo proprio di sì, iniziamo a trovarci di fronte a un inspiegabile ritardo, per cui sarebbe utile che nei prossimi giorni il nuovo gruppo dirigente di Napoli indicasse quello che dovrebbe essere il sostituto o la sostituta di Paolo Mancuso, che per quel che ci riguarda ha svolto un lavoro assolutamente fondamentale in città, questo anno che l'ho visto appunto assessore all'ambiente e non solo in città ma anche per il Partito Democratico nel ruolo di presidente. Un vero e proprio terremoto ha Melito su un presunto voto di scambio alle ultime elezioni e connivenza con i clan, 18 le misure di custodia cautelare emesse dalla direzione investigativa antimafia, naturalmente c'è tutta un'indagine in corso e non ci sono in questo momento colpevoli perché noi siamo garantisti fino alla terza fase del giudizio, ma indubbiamente apre un tema importante sulle elezioni.
Ma noi siamo di fronte a un fatto eclatante, nel senso che le accuse e le cose che emergono sono molto molto gravi. D'altronde già in campagna elettorale noi abbiamo sostenuto una candidata, Dominique Pellecchia, insieme al Partito Democratico, ovviamente al Movimento 5 Stelle e altre forze civiche sul territorio, proprio per garantire un'alternativa ad un accordo che si stava costruendo tra forze civiche e politiche che dai dubbi interessi. Per cui noi già in quella campagna elettorale denunciammo con forza quello che si stava verificando. Ora il comune andrà inevitabilmente verso lo scioglimento, ma il punto vero lì è costruire, diciamo, un'operazione di carattere straordinario affinché il meglio, la parte, diciamo, migliore di Melito possa in qualche modo far rinascere una città che per troppi anni purtroppo ha visto il verificarsi di vicende gravi in maniera progressiva che vanno appunto assolutamente fermate. Noi faremo, diciamo, già nella giornata di sabato una grande assemblea via Merito anche con Sandro Ruotolo, oltre che con il Partito Democratico, proprio per continuare a tenere alta l'attenzione rispetto a un tema che per noi assume anche una dimensione nazionale, perché purtroppo questi fatti in provincia di Napoli non sono nuovi. Ci sono una serie di comuni sciolti per infiltrazioni camorristiche che rischiano di perdere le risorse del PNRR. E questo, diciamo, sarebbe un problema molto grave perché noi ribadiamo che quelle risorse per molti territori, soprattutto per quelli purtroppo sciolti per infiltrazione, sono davvero l'ultima occasione di sviluppo che non può essere persa. Qual è la situazione in Campania per i fondi del PNRR? Si rischia veramente di perderne parecchi, insomma, al PNRR doveva rappresentare la sfida dei territori, la rinascita dopo la crisi pandemica e la crisi economica? No, la situazione è, diciamo, più che per la Campania è preoccupante per tutto il Mezzogiorno e forse anche in particolare per tutta l'Italia. Noi abbiamo chiesto al ministro Fitto di venire in aula a spiegarne, il punto su cui appunto ci troviamo in questo momento sul PNRR. Oggi in aula, tra l'altro, arriverà appunto, discuteremo proprio di questo. C'è profonda preoccupazione da parte del Partito Democratico perché mentre la Lega dice che occorre investire solo appunto le risorse che possono utilizzare solo le risorse che possono essere utilizzate, noi riteniamo invece che è assolutamente fondamentale che nessun euro venga sprecato e che tutte le risorse vengano utilizzate, perché ripetiamo che per noi è davvero l'elemento per far ripartire il nostro paese. Prima di salutarci, mi dica un'altra cosa, deputato. Il campo largo include anche i centristi, insomma, soprattutto alla luce di quanto sta accadendo anche tra Azione e Italia Viva? Bisogna recuperare quell'elettorato che è un po' allo Ma sbando. assolutamente, noi guardiamo con rispetto quello che si sta verificando all'interno del terzo polo, dopodiché io dico, parlo di Napoli, di quello che ho trattato in prima persona, noi abbiamo costruito una coalizione che appunto, come ho detto prima, andasse al Movimento 5 Stelle, ma c'era anche Italia Viva e pezzi del terzo polo. È stato il primo esempio nazionale in una città in cui il Partito Democratico perdeva da 10 anni e che invece è riuscito a vincere. Per cui io credo che per costruire l'opposizione al governo Meloni c'è innanzitutto bisogno della collaborazione di tutte le forze politiche che si ritengono alternative a quel governo. Grazie deputato, buon lavoro, arrivederci, a A voi, presto. buona giornata. INPS a Napoli, primo giorno di lavoro per 311 nuovi assunti. Nella capitale del Mezzogiorno, dove il lavoro a tempo indeterminato sembra sempre più una chimera, 311 persone hanno firmato il contratto per un posto da consulente di protezione sociale. Nella sede del coordinamento metropolitano INPS di Napoli, in via De Gasperi, ha infatti preso il via questa mattina l'ingresso in INPS dei 4.124 vincitori del concorso pubblico per 1.858 posti di consulente di protezione sociale. In particolare a Napoli sono stati destinati ben 311 funzionari. Ad accogliere i neoassunti il direttore Roberto Bafundi e i direttori delle cinque filiali del coordinamento metropolitano. L'INPS oggi accoglie 4.174 nuovi giovani in tutto il territorio nazionale. Di questi 4.000
311 sono nell'area metropolitana di Napoli, 98 nelle altre quattro province della regione. È un innesto di particolare rilevanza perché in questo momento soffriamo di una carenza strutturale dovuta a tutti i collocamenti a riposo che nel tempo si sono succeduti. Se pensate che in questo momento nell'area metropolitana di Napoli tutte e cinque le filiali e 10 agenzie abbiamo solo 980 dipendenti, con questo ingresso di 311 arriviamo più o meno a 1200 per gestire 3 milioni di cittadini. Per i neoassunti è stato predisposto un percorso formativo di 6 giornate che si svolgerà dal 18 al 26 aprile all'auditorium della Giunta regionale della Campania, articolato in 7 moduli didattici: accoglienza, orientamento, engagement, inserimento, accompagnamento, valorizzazione e formazione obbligatoria. Il rilancio dell'economia del Sud alla luce dell'autonomia differenziata. La questione meridionale è sempre più evidente, il divario tra nord e sud che è l'autentica zavorra per il rilancio dell'economia italiana. Se ne è discusso al convegno Autonomia differenziata ed equità territoriale al Circolo Rarinantes di Napoli, a cui hanno preso parte il presidente del gruppo EFA ALE al Parlamento europeo, Jordi Solé, il parlamentare europeo EFA, François Alfonsi, il docente di diritto costituzionale Lorenzo Chieffi e lo scrittore fondatore del movimento Equità territoriale Pino Aprile. Per aprile la secessione è una delle ipotesi plausibili. Farlo a Napoli e farlo a cura del Movimento per l'Equità Territoriale, che nasce con una chiara impronta meridionalista, e lo stesso segretario nazionale, l'onorevole Pedicini, è campano del Beneventano, significa che è l'ultima chiamata per la salvezza di questo paese. Nell'aprire i lavori, il parlamentare europeo del gruppo Alleanza Libera Europea e segretario del Movimento Equità Territoriale, Pier Nicola Pedicini, ha aggiunto: noi siamo già da parecchio in battaglia contro questa proposta scellerata, noi diciamo. Autonomia differenziata non è tanto il tema dell'autonomia, ma il tema della differenziazione che viene marcata ancora di più oggi in Italia. E l'autonomia differenziata serve in questo momento a cristallizzare queste differenze, facendo il nord sempre più ricco e il sud sempre più povero, quindi ci stiamo battendo per quello. La presenza a Napoli di alti rappresentanti del gruppo dei popoli senza Stato, è stato spiegato, è l'ultima chiamata per la salvezza di questo paese, un paese nel quale tutti i cittadini non devono più essere obbligati all'emigrazione, alla sottomissione e alla rinuncia dei diritti sanciti dalla Costituzione. Centro storico UNESCO, obiettivo costruire un piano di gestione. Costruire un piano di gestione del centro storico di Napoli, patrimonio dell'UNESCO, è l'obiettivo delle associazioni Nuova Socialità, Giovani Europa, Porto Salvo, Pietrasanta, Sedili di Napoli, Botteghe di San Gregorio Armeno e Siti Reali. Stamattina conferenza stampa a Piazza del Plebiscito, luogo simbolo della città, da tempo in attesa di un restyling a partire dai colonnati di San Francesco di Paola. L'obiettivo è quello di rendere fruibile il centro ai turisti, proponendo un'accoglienza differente, di qualità, che non parli soltanto di street food, come spiegano Gabriella Peluso e Luigi Rispoli. L'obiettivo di tutti deve essere quello di costruire per migliorare il centro storico di Napoli e per rendere davvero il centro storico, che è il cuore della città e la nostra città, il territorio più importante dal punto di vista internazionale per l'attrazione turistica, per l'attrazione culturale e per il turismo di qualità. Noi chiederemo non solo l'applicazione del piano di gestione di cui il Comune di Napoli è già dotato per il centro storico UNESCO, ma anche un suo eventuale aggiornamento che sia più rispondente a quelle che sono le esigenze di oggi. Il prossimo 28 aprile, ad ascoltare le istanze di cittadini e associazioni, ci saranno alla Chiesa del Porto Salvo anche il ministro Gennaro San Giuliano e il sindaco Manfredi. Un'occasione pubblica di confronto e di dialogo per il bene della città, queste le parole di Luciano Schifone, consigliere del ministro della Cultura. Patrimonio monumentale, artistico e anche paesaggistico della città di Napoli, di tutto il Mezzogiorno. Va tutelato con interventi che non siano soltanto di ordinaria amministrazione, ma con interventi di carattere organico, con un piano di gestione e con anche aspetti di carattere urbanistico rispetto all'assalto quasi violento del turismo di massa.
Champions League, Spalletti dice stasera sarà un match di stelle, vogliamo vincere, non dobbiamo pensare ai rischi perché c'è soltanto da vivere una serata magica. Lo ha ribadito ieri nel corso della conferenza stampa pre-Champions, Luciano Spalletti. Partita, una partita, la Champions League di calciatori che sono delle stelle, perché giochiamo per quel livello lì e esserci dentro è già qualcosa di importante, ecco. Noi vogliamo andare avanti dentro questa competizione, vogliamo vincere, per cui giocheremo la partita per vincerla senza fare troppi calcoli, mantenendo naturalmente un equilibrio. Poi si starà a vedere in fondo dove siamo arrivati e quello che abbiamo fatto, allora faremo delle valutazioni, ma stare qui a difendere quello che è successo finora significa non credere di poter fare di più, per cui noi crediamo di poter fare di più. Non c'è nessun rischio dentro la partita di domani sera, nessunissimo rischio. Rischiamo, l'abbiamo già detto, rischiamo la felicità infinita, perché non ci siamo mai stati a questo livello e se si vince si va ancora più in là. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, un piacevole pomeriggio, continuate a seguire i nostri programmi, arrivederci.